Ciao ragazzi e benvenuti nel secondo episodio di 3 minuti tech. Io sono Francesco Colombo, atleta professionista di downhill e oggi parliamo di avantreno. Un argomento molto ostico e davvero poco discusso. Ci sono tantissime variabili che hanno a che fare con il setup di tutto l'avantreno. Partiamo da una bici da discesa. Cosa cambia aprire o chiudere l'angolo di sterzo? Cosa cambia allungare o accorciare il reach? Cosa cambia sfilare o no gli steli? Cosa cambia mettere o no gli spessori sotto l'attacco manubrio? Tutte queste domande poco trattate ve le spiego oggi dopo la sigla. Ok, iniziamo subito a bomba. Che cos'è un angolo di sterzo più chiuso o più aperto? Beh, semplicemente l'angolo che ha la forcella rispetto al piano orizzontale. Questo angolo si può cambiare con degli angle set. Sono delle serie sterzo con cuscinetti messi su basi eccentriche che possono ruotare il tutto più avanti e più indietro. Appunto, il canotto della nostra forcella si inclinerà un po' più avanti o un po' più indietro e questo cambia tantissimo il nostro feeling sulla bici. Avremo una bici più stabile, un po' più difficile da girare nelle curve, un po' più difficile da inserire, però una tenuta molto molto più stabile nei pezzi veloci. Dovremo inoltre considerare che il nostro baricentro, il nostro BB height, sarà un po' più basso una volta aperto l'angolo di sterzo. Secondo argomento, reach adjustment. Io ne ho uno su questa bici. Si tratta di una serie sterzo eccentrica, anche qui messa per lungo rispetto al telaio, che allontana rispetto al nostro baricentro la posizione di tutta la serie sterzo, quindi non la inclina in nessun modo ma la allontana o la avvicina. In alcune bici esistono già delle calotte preesistenti sul telaio che basta toglierle, ruotarle nell'altro senso e cambiano il reach. In questo caso io ho dovuto fare una serie sterzo custom per allungare il reach di ben 8 mm. Fidatevi che 8 non sono pochi, contate che da una taglia all'altra più o meno ci ballano 2 cm tra una bici e l'altra. Quindi con un reach più lungo si ha molta più stabilità, ma non si perde niente nelle entrate di curva e nel feeling che abbiamo con il nostro anteriore. Altro argomento è il reach che hanno le nostre piastre. Non si tratta del reach che abbiamo noi sulla bici, ma si tratta del reach che ha la forcella rispetto al suo canotto. Quindi queste sono delle piastre da 50 mm, sono molto corte, il nostro perno della forcella sta molto vicino al nostro canotto. Questo dà una grande facilità di girare, di inserire nelle curve la bici e un po' meno stabilità nel veloce. Ho provato anche delle piastre da 58, Hollins le fa, e la bici è molto molto più stabile, quindi sono 8 mm in più che ha il perno rispetto al nostro canotto. Si ha molta più stabilità ma diventa davvero difficile buttarla giù nelle curve. Altro argomento sono gli spessori sotto il manubrio. Questi servono semplicemente per alzare o abbassare l'altezza del nostro manubrio. Si può fare la stessa identica cosa con un attacco manubrio con un suo rise maggiore oppure con un manubrio con più rise. Ovviamente ve li consiglio per piloti molto alti. Mettere gli spessori sotto vi aiutano a avere una posizione standard molto più neutra. Ultimo argomento, poco conosciuto, si usa soltanto nelle bici da discesa, ed è l'altezza che abbiamo qua, lo sfilamento delle piastre della forcella. Cambiare questa distanza qua cambia totalmente il comportamento della bici nelle entrate di curva. Infatti avremo un avantreno molto più basso e facilmente inseribile nelle curve, ma ricordo che possiamo ritornare all'altezza standard del manubrio mettendo di nuovo degli spessori sotto il manubrio. Quindi questa misura qua non va confusa con l'altezza totale dell'altezza del manubrio. Personalmente io la uso a 21, quindi 200 mm di corsa più un centimetro di buono. Usarla più sfilata, la bici sarà più assettata verso il posteriore e sarà molto più stabile, navigherà molto di più nel veloce. Io però mi trovo molto meglio ad averla un po' più giù, un po' più abbassata, e avere una mia altezza manubrio fatta dagli spessori qua sotto del canotto oppure sotto l'attacco manubrio che mi piace, e più o meno l'altezza si arriva a 108 mm da terra. Ultima cosa molto importante, ricordo che è lo stelo dell'aria o della molla, nel caso abbiate una forcella molla, che determina l'altezza qua. Lo stelo dell'idraulica può essere anche allungato o accorciato, può lavorare a diverse inclinazioni, e infatti dentro c'è soltanto dell'olio e delle lamelle, quindi la sua posizione di partenza non cambia, non determina il funzionamento della forcella, ma bensì l'altezza determinata dallo stelo predominante dell'aria o della molla. Quindi prendete questa misura qua col metro
e poi con il calibro prendete l'altezza dello sfilamento dello stelo sia da una parte e replicatela anche dall'altra. Bene ragazzi, il video finisce qua, se avete dei dubbi sono pronto a rispondervi qua sotto nei commenti, non esitate a fare delle domande e noi ci vediamo in un prossimo video.